Sì, ecco. Buonasera a tutti, grazie di essere qua questa sera, subito grazie al nostro maestro Giorgio per questa introduzione, What a Wonderful World, quindi già la canzone è molto bella introduttiva, questo bellissimo mondo, meraviglioso mondo. È bello rivedere perché abbiamo avuto un gruppo di 3 anni, più o meno, no? Sembrano passati forse 20 anni, e questo Covid ha fatto tanto con, tra virgolette, tante cose. È bello rivedervi, è bello riprendere quel percorso nato dall'intuizione di Don Lorenzo diversi anni fa, di Rodizio Gospel Festival, quando quella sera a casa con Don Lorenzo a Villa Dose, lui, io, Daria e Federica Battaglini, allora, pensavamo di creare questa realtà, questo evento. E Don Lorenzo da subito, ricordo bene, focalizzò del fatto che voleva creare un qualcosa che riunisse in primis le realtà corali della provincia di Rovigo, ma che allo stesso tempo potesse anche parlare, evangelizzare, lanciare messaggi cristiani. E la musica è il linguaggio universale, e forse è il linguaggio che più si presta a fare questo, quindi creiamo questa realtà che è durata per ben 7 anni, 3 di buco, questo è più o meno l'8º, sarebbero molto di più, ma non importa. È bello ritrovarsi, quindi è anche un messaggio per questo, saper attendere, saper aspettare, le cose belle si apprezzano di più quando si attendono. Ed è bello trovarsi non in un teatro, ma in questa chiesa meravigliosa, quindi ringrazio il sindacato della Rotonda, Luciano, il sindaco, Monia, la custode che ci ospitano, ci hanno sempre ospitato, ed è bello tornare qui perché tante cose sono iniziate qui. Ringraziamo anche il comune di Rovigo che ci dà il patrocinio. La cosa importante, mi raccomando, vi lo dico, questo festival non è un concerto così a sé, ma è proprio in sé. La volontà di lanciare un messaggio. Siamo qua non per noi, ma per qualcun altro che sta qui, non qui dietro, qui davanti. Mi do le spalle, anche se indegnamente, ma è lui il padrone di casa. E Lorenzo ci tiene sempre, è giusto, lanciare un messaggio importante e ulteriore. Chiedo se qualcuno del gruppo Messia di Speranza viene e apre il tabernacolo, proprio un segno non tanto di un gesto così di nulla, del nulla, ma semplicemente e profondamente perché ci stava aspettando anche lui da 3 anni. E quindi per prima cosa rendiamo grazie a lui, al nostro Dio. Adesso prego, mentre apri il tabernacolo vi chiederei di alzarvi in piedi. Questo gesto di aprire la porta per noi Messia di Speranza è un gesto molto significativo e vorrei che ciascuno di noi questa sera lo potesse fare. E cioè, Gesù sta bussando alla porta del nostro cuore, solo questa porta è la sua mamma mia ed è dell'interno. Quindi lui non può aprire il nostro cuore. Dobbiamo essere noi ad aprire dalla mia interna, aprire il cuore a Gesù, perché poi quando lui entrerà sarà di tutto lui, fare pulizie generali, lavare i piedi e lavare i pavimenti, saranno tutto lui. Non è che neanche uno a conquistare il paradiso perché devo dire tante mesi, perché prima tanti bisogni, tante penitenze, no, il paradiso non si conquista così. Il paradiso si acquista accogliendo Gesù nel nostro cuore e accogliendo la sua salvezza. Gesù è morto una volta per tutti, non solo per chi c'è qui.
ma per tutti, per cui noi abbiamo solo da cogliere il dono della salvezza. Non dobbiamo da fare niente altro che sfoggiare. Quindi ecco, mi invito a aprire il cuore, Gesù, è qua che ci aspetta, lui è stato qui anni ad aspettarci. E quindi noi siamo contenti di questo, possiamo salutarlo con un applauso. Viva Gesù! Bene, secondo me possiamo cominciare. Grazie Don Lorenzo. Allora, per sedervi, grazie. Poi lo richiederemo a fine serata. Ricordo che quest'anno il Vision Gospel Festival sarà diviso in due serate, questa sera, il 2 e sabato prossimo, il 29. Di solito facciamo tre serate, però non è sempre facile poter richiamare i vari cori che hanno avuto non pochi problemi con il Covid. Pensavo, quando mi ho detto, che facciamo aprire l'ottava edizione dopo tre anni di vuoto, di buco, ho pensato a un coro molto conosciuto nel Vision Gospel Festival, dal Vision Gospel Festival, un coro molto brillante, della direttrice molto eclettica, molto energica, un coro che tra l'altro non canta nello specifico la musica gospel, come sentiremo ad esempio sabato prossimo. Questo coro è il coro miscellaneo, su Porto Viro, e ha un repertorio molto vasto, qualcuno di voi magari li riconoscerà, perché sono stati anche a San 2000 per la trasmissione di cori qualche tempo fa. È un coro che appunto ha un repertorio vasto, della musica anche profana, italiana, però loro li hanno rielaborato e hanno provato gli arrangiamenti molto belli, molto, veramente molto belli, ma se fate un po' parete che conosce più l'inglese o più meno, i testi che cantano non sono poi così lontani da un messaggio cristiano. Ad esempio sentirete a questo punto un medley, addirittura di Battisti, e leggevo qualche tempo fa, tra l'altro, su Avvenire, un giornale pienamente cattolico, che proprio riprendeva in mano i testi delle canzoni di Battisti, che poi scrive da Mogol in genere, perché Battisti scrive quelle musiche, e aveva intitolato questo articolo La riscoperta. Battisti era ateo, però nei loro testi, scritti da Mogol, c'è proprio una ricerca del sacro. Quindi stasera sentite le canzoni, vi ripeto, non del repertorio classico liturgico o gospel, ma canzoni profane che però lanciano un messaggio. Come dicevo a Don Lorenzo prima, noi siamo qua per cercare di ritrovarci, il nostro scopo è tornare a stare assieme, che Dio sicuramente vuole questo, vuole che torniamo a stare assieme, quindi quale luogo migliore di questa bellissima chiesa per ricominciare a fare questo, ok? Bene, non voglio rubarvi altro tempo, ricordo che faremo una piccola pausa a metà concerto per raccogliere, per chi vuole, qualche offerta per i ministeri di speranza, che hanno tante cose da fare e che sono coloro che in primis sostengono questa realtà. Quindi accogliamo con un bel applauso da Porto Viro il coro miscellato.
Buonasera a tutti, buonasera, grazie. Abbiamo una piccola, cioè, piccola cosa da dirvi. Intanto grazie perché siamo qui insieme a voi in una cornice che toglie il fiato. È bellissimo qua. Speriamo questa sera di riuscire a darvi qualche emozione come a me questo posto da tanto, insomma. Speriamo di riuscire a fare almeno un piccolissimo passo verso l'emozione. Abbiamo iniziato con un brano, What a Wonderful World, che non ci racconta altro che l'amore verso la vita. Se dovessi associare un colore, lo attribuirei al rosso. Io non so voi, però io un po' nella musica spesso me la immagino e lo associo appunto dei colori. Quindi questa sera vi faremo fare un piccolo viaggio tra musica, dove ce ne sono veramente svariati tipi, svariati generi, svariato, è proprio miscelato, proprio miscelata la questione, ma anche un po' con questi colori. Vediamo se adesso toglie anche il fischio grande, guarda qua, molto bene. Continuiamo. Il prossimo brano, io infatti lo associo al giallo, al colore del sole, alla luce. Sì, il prossimo brano è un conosciutissimo Alleluia di Cohen, che ben sentite, avete sentito tante volte. Però abbiamo delle parole diverse questa volta. Abbiamo cambiato le parole, la storia è molto lunga, non sto ad elencarla, però è un Alleluia dove, diciamo che le nostre giornate frenetiche, anche come quella di oggi in fondo, arrivano ad avere anche loro una luce, questa luce, questo giallo, questa luce, questo bianco che in fondo troviamo. Alleluia. Thank you.
Allora, questa sera vi faremo sentire anche come magari alcuni brani, forse l'ha detto anche Angelo, ma alcuni brani che magari noi sentiamo alla radio tranquillamente, o vediamo, non so, al vecchio Festival Bar, che so che non si chiama più così, però ho una certa anch'io, quindi portate pazienza. E quindi vediamo dei brani, come ad esempio quelli dei Coldplay o altri che sentiremo questa sera, che però hanno un significato. Se io vi dicessi, voi vi prendete cura tra di voi? È fondamentale prendersi cura tra di noi. Ad esempio, qui in questo coro noi tendiamo a prenderci molta cura tra di noi, su questo è proprio vero. E c'è un brano dei Coldplay che secondo me è una vera e propria carezza al cuore e parla proprio del prendersi cura dell'altro. Fix you. Thank you.
Continuiamo. Un colore rappresentativo, in questo caso, dell'entusiasmo, della fantasia e dell'armonia, quale potrebbe essere per voi? Io mi sono un po' documentata, Studi dicono che sia proprio l'arancione. Effettivamente, se ci pensiamo, l'entusiasmo, qualcuno ci ha indovinato forse, chi lo sa, no, qualcuno sì, l'aveva indovinata. Comunque studi dicono che sia proprio questa. Stasera immagino proprio questo bel arancione anche per un famoso medley di Battisti. Non è un medley famoso, nel senso che sono tutti brani famosi di Battisti e Mogol che noi abbiamo cercato di mixare tra di loro, di mettere uno un po' dietro l'altro. Sono tutti brani, ovviamente, quelli di Battisti e Mogol, che hanno saputo lasciare il loro segno con dei ritmi brillanti, con melodie altrettanto brillanti e attuali, capaci però di entrare nell'animo delle persone. Quindi questa sera, in anteprima, poi è anche terminato questo medley di Battisti e insomma siamo un po' emozionati per il finale, chi lo sa. I brani ve li faccio tutti scoprire e mi piacerebbe sentirvi anche cantare. Buon ascolto. Thank you.
grazie, grazie. Avete cantato, sì, dai, un pochino, non vi ho sentito tanto, però secondo me avete un po' cantato, dai. Continuiamo, continuiamo. Adesso facciamo un brano, vi presenteremo un brano, questa volta senza l'aiuto dei nostri adorati musicisti. E questi brani ci fanno sempre un po' sudare, diciamo, siamo sinceri, insomma. Se pensiamo sempre a questi colori, se noi uniamo tutti i colori, che colore, tutti quelli visibili nello spettro, che colore esce? Vediamo se qualcuno lo sa. Esatto, il bianco. A me il bianco dà un po' il ricordo di quelle cose che sono proprio infinite, che si ripresenteranno e ci saranno sempre, che resteranno sempre. Ecco, secondo me la parola giusta è proprio questa. Quindi questa sera io ho associato questo bel bianco a un qualcosa di veramente grande, di veramente immenso. Il brano proprio che questa sera vi presentiamo è un brano che di Negramaro, che diciamo ricorda un po', è dedicato un po' a tutti coloro che hanno qualcuno da far tornare indietro, ed è l'immenso. Sei mente in piena sola di sé.
Dopo tolgo la giacca, ve lo dico, dopo tolgo la giacca. Continuiamo. Il prossimo brano è sempre l'insegna dell'entusiasmo, ve lo dico. E qua abbiamo un ritmo incalzante, ed è un ritmo che nasce negli anni 30, perché è un brano di Duke Ellington, e che però arriva dritto dritto al 2022 senza avere neanche un capello bianco, secondo me. It don't mean a thing. Finalmente questa sera il Tempio della Rotonda vibra anche con le sue mura, perché le emozioni che questa sera ci avete dato cantando. Sant'Agostino diceva: chi canta
prega due volte. Chi canta bene, prega non solo due volte, ancora di più. Fermo questa sera, ma voi dovete anche pensare che siete tutte quante donne qui e anche noi che siamo dei maschietti. Quando dobbiamo dire che siamo innamorati, se cantiamo lo diciamo meglio. Vedete che anche parlare d'amore cantando. Infatti un'idea che mi è venuta questa sera è che nel Tempio della Rotonda sarebbe giusto cominciare a fare, prendendo ispirazione da voi, l'invito a tutti quanti, quelli che sono i cori gospel, non solo della nostra provincia, ma delle altre province del Veneto, almeno cominciamo da tutto il Veneto o per il Veneto, di venire ogni domenica a fare la vostra festa. Siete invitati, io lancio questo messaggio questa sera che giunga a nome di Gesù che è qui, perché io ringrazio questa sera Don Lorenzo che ci ha permesso di sottolineare che anche quando si canta e si prega bisogna aprire una porta e la maniglia è solo dentro. Nessuno può bussare, entrare, se noi non la apriamo, sia nell'amore che sia con Dio. Quindi, questa sera, con questa vostra emozione, veramente avete fatto festa anche a Giovanni Paolo II. Perché, se ben vi ricordate, il 22 aprile del 1978, quando lui è stato incoronato, ma non ha voluto la corona, ma certamente solo la mitria, ha detto: non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi politici, i vasti campi della cultura, di civiltà, di sviluppo, non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo lui lo sa. Io mi presto con queste sue parole per ripeterle, perché proprio in questo momento che abbiamo bisogno di pace, che abbiamo bisogno di aprire tutti i nostri confini, ma soprattutto di aprire tutto quello che ci unisce, e voi questa sera l'avete cantato benissimo e vi ringrazio. Ma una cosa vi voglio raccontare, un'ultima cosa, perché aprite le porte a Cristo è stato stasera Don Lorenzo che lo ha ripetuto e il suo diacono che lo ha fatto ed è qui con noi. Mi viene in mente con Giovanni Paolo II un piccolo racconto che voglio offrirvi. L'ho goduto anch'io quando l'ho letto e ne faccio un dono a voi. Nei confronti di Giovanni Paolo II sono stati tanti che hanno avvertito un fascino profondo e anche indecifrabile in alcuni casi. Uno di questi è stato il presidente della Repubblica Sandro Pertini, che un giorno ha ricevuto la visita di Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, a Castel Ponziano a Roma. I due restano da soli, parlano e fanno una passeggiata insieme. Pranzo. Alla fine della giornata, accompagnando il Papa all'elicottero, il presidente dice: Santo Padre, qualcuno in questo momento sta piangendo lassù in cielo. Lo sento nel mio cuore. È la mia mamma. Lei vede questo suo figlio ateo vicino a un grande amico. Lei, il mio papà. Così dicendo cade in ginocchio e scoppia in lacrime.
ancora un secondo con amore di padre, lo sorregge e lo aiuta a rialzarsi, lo stringe a lungo sul petto. Questo racconto lo scrive il fotografo Arturo Mori sul suo libro intitolato Arrivederci in Paradiso. Le parole dette sulla mamma che piange nel cielo per il suo figlio Appio bastano per capire come il Presidente abbia aperto il cuore. A chi? A lui. Dove siamo questa sera? Non abbiamo bisogno di cercarlo altrove. È qui. Abbiamo assistito a un intensissimo legame che li univa, il Presidente che piangeva e il Santo Padre, molto di più, giovane di lui che lo guardava e lo accoglieva con la dolcezza che gli veniva dell'essere un cristiano, non un padre, un cristiano, con la dolcezza che gli veniva da quell'amore che proviene da lui. E lo ha rincuorato come il padre con un figlio proprio. E noi questa sera, con lo stimolo di queste cantanti che ci hanno fatto emozionare e di Don Lorenzo che ci ha fatto capire c'è qualcuno in cielo che piange per noi. Siamo noi, i cristiani, che fanno il sale della terra? Siamo noi, veramente, con il nostro amore, con la nostra petizione, con il canto che voi avete fatto, siamo noi quelli che riusciamo ad essere il lievito che fa fermentare questo mondo che ha bisogno di tutto ciò che troviamo nel nostro cuore. Grazie di essere qui. Bene, eccoci qua. Avete visto che bravi che sono, camminano tutto quanto. Anni e anni di frustato, ve lo dico. No, sto scherzando. Adesso adesso un altro brano, il prossimo, sempre solo voci. E questo sì che fa proprio sudare. Questo, quello di prima è stato solo un momento. E con il prossimo di sicuro tolgo la giacca, ne sono quasi certa. E, è un brano che, sono sincera, ricorda molto più l'estate che un periodo come questo, comunque l'avvicinarsi dell'autunno e l'inverno poi. Quindi è un bel giallo estivo il nostro colore, un bel sole. Quindi direte voi, ma ci sta? Insomma, ci sta per un motivo molto semplice, perché intanto ha molto entusiasmo, quindi questo sì, e ci denota. E poi sono sincera, perché c'è veramente, l'abbiamo studiato tanto, e quindi è giusto che questo arrangiamento che ha fatto di un brano anche magari un po' leggero, un po' banale, ma questo arrangiamento di Alessandro Cadalio sia veramente portato in giro e non rimanga sempre nello stesso posto, e che quindi cerchi di spaziare questo arrangiamento, perché è un arrangiamento, a mio avviso, molto bello e molto particolare, che appunto è doveroso portare e far conoscere. Questo brano, molto estivo, si intitola Sofia ed è di Alvaro Soler. Sueño, sabera, pequeño, sin producto, sueño.
Thank you.
qualche volta volete rompere le mani a tempo, farlo, mi raccomando. Continuiamo, sono arrivata a girare la pagina, ve lo dico. Quindi come tale vuol dire che siamo quasi in lettura da qui. Forse quasi meglio, sono senza microfono. Se vi dicessi infatti sogni d'oro. Questo colore, l'oro, qui è ricco d'oro. È un brano al prossimo di Annie Lennox, che è del 1983. Il cui tema, in questo caso, è la continua ricerca della felicità. E la cantante proprio incoraggia ad essere ottimisti e a rincorrere proprio i propri sogni. Non riflettevo oggi mentre preparavo le righe per presentare, e alle volte dico, ma ogni tanto bisognerebbe proprio pensare e rincorrere i propri sogni, non lasciarli lì, ma sì dai, si perde tempo, no? Secondo me vanno rincorsi. È proprio una riflessione di quest'oggi. E quindi è un piccolo augurio che ci facciamo questa sera, quindi cerchiamo di rincorrere i nostri sogni e che anche vi facciamo questa sera, rincorrete i vostri sogni. Sweet dreams. Thank you.
brano molto, molto conosciuto. Ed è, se vi dico di chi è, secondo me lo scoprite subito, quindi vi tengo un po' sulle spine. È un brano che è un concentrato di armonie. Dentro questo brano ci sono stili anche diversi. E qui i colori potrebbero essere tutti quelli che vogliamo. A voi lascerò un po' l'idea di immaginarselo. E quindi questo un concentrato di stili, un concentrato di armonie, un concentrato anche, secondo me, di genialità. Secondo voi dove potremmo andare? Se vi dicessi, se io lo dico è fatta. Vi dico Freddie Mercury, c'è stato qualcuno. E per voi Bohemian Rhapsody. Thank you.
di arrivo, direi che sono stata puntualissima, come avevamo previsto. Ne approfitto per fare un po' di presentazioni e un po' di ringraziamenti anche. Un ringraziamento speciale ai nostri musicisti, al pianoforte Giorgio Mattapanni, alle percussioni Alessandro Maia. Tempo, però visto il clima così familiare mi piacerebbe presentarvi il nome di tutti questi. Cosa dite? Facciamo una carrellata veloce, vi ho fatto un bel applauso, li conoscete? Partiamo dai contralti: Stefania, Angela, Alessandra, Mary, Barbara, Elena, Paola, Marco, Piero, un altro Marco, Maurizio, Giuliano, soprani, Melania, Giancarla, Elena, Violetta, Antonella, Luisa, un'altra Luisa, ci sono due, e Lucia. Siamo stati veloci, Dani, a presentarli con noi. Anche a coloro che sono arrivati molto prima di me e che hanno permesso a noi di sentirci e a voi di sentirci, non è cosa poco. Al mixer Gerardo Zerra e Diana Scosto, Piero. Poi un particolare ringraziamento anche ad Angelo Mazzucato, carissimo amico, che per tutta la logistica, affini e parcheggi e non parcheggi, orari, questo è stato una macchina da guerra, ma io questo già lo sapevo. Assieme a lui anche tutti gli organizzatori, perché dietro le quinte io non li conosco tutti di persona, però dietro le quinte io sono certa che ci sia veramente tantissima gente che permette che tutto questo possa accadere. Quindi a questo punto cedo la parola. Allora, sono io a ringraziare voi, è sempre un piacere avervi qua con noi e ci già rinviare per l'anno prossimo, perché dobbiamo continuare questo percorso. Grazie Sara, noi ci conosciamo, voi non lo sapete, ma ci conosciamo da un po' di anni, eravamo compagni di corso all'università, già facevamo musica nel coro dei chimici, siamo laureati in chimica farmacia, quindi è un po' di tempo che già si faceva un po' di musica. Ringraziamo il coro ovviamente, ma prima io ringrazio i messaggeri di Speranza nel nome di Don Lorenzo, che ci permettono, e Fabrizio che ti ha aiutato, ho fatto una pausa a Fabrizio perché mi ha aiutato in divisione a sistemare queste situazioni burocratiche. Lascio solo a Lorenzo la chiusura. Però il prossimo anno se tutti per casa
dovevi fare Monserrat Caballé. Monserrat Caballé. Verso di Monaco, per esempio. E... iniziano già da come la niente l'anno prossimo. Abbiamo già una registrazione. Comunque, complimenti, complimenti anche alla vostra direttrice meravigliosa che mi si guardava. Non ho avuto modo di conoscere il nome di Giorgio, comunque, complimenti. E Giorgio, che conosco da tempo, veramente complimenti, Giorgio. Hai una dimestichezza con quella tastiera che sei geniale, veramente. Hai inventato le note in quel modo. Complimenti. Speriamo che questo coro possa entrare in casa e dare un po' di speranza a questa gente che abbiamo in casa di Piero che è la madre. Quindi speriamo che si riesca a realizzare questo progetto. Nel concludere vi racconto ancora un'altra storia che mi è capitata prima dell'estate. Sono andato a un funerale in provincia di Padova. Entro in una chiesa spoglia, color ocra, e fra i muri spoglia, non c'era una tenda, non c'era una fresca, non vi c'era un poster, non vi era un manifesto, il niente, se non due luci. Una che era diretta verso il crocifisso del Seicento meraviglioso e un'altra che era diretta al tabernacolo. E ho avuto questa sensazione, questa qui è una comunità di gente che ci crede, che ci crede. Maria qui in questo meraviglioso dipinto ha in braccio Gesù, ci mostra suo figlio Gesù e ci dice non fermatevi a me, ma andate a lui, perché lui è il personaggio più importante. Questa sera vogliamo fare una preghiera per la pace da un lato, ma anche perché sta benedetta pandemia se ne vada fuori dei piedi. Questa chiesa è nata per avere il soccorso, preghiamo che ti dia salute, che ti dia la possibilità questa mano di ritrovarti con Monserrat Caballé, che mentre lo dica è a soli in bambino, ma non a ciascuno. Supplica la Vergine del Dio del soccorso. E siamo in piedi. Vorrei anche ricordare, scusatemi, siamo nel mese di ottobre ed è il mese per antonomasia del Rosario e delle missioni. Mese missionario non vuol dire Africa, Oceania o chissà bene America Latina. Missione vuol dire l'impegno di ciascun cristiano di annunciare il Vangelo. La Chiesa per sua natura è missionaria. Questo tesoro che si chiama Gesù, uno non ha da mettere sotto al letto sconto del nostro bottino. No, lo dobbiamo presentare agli altri. Non dobbiamo fare i preti, neanche ai suoni dovremmo fare
ma dovremmo qua è semplicemente le persone normali che hanno capito l'importanza di avere un compagno di viaggio che si chiama Gesù e che lo trasmettono agli altri con uno stile di vita che è secondo i valori del Vangelo. Fine della predica. Lascio il microfono qua ad un Fabrizio che insieme ci condurrà la lettura di questa supplica a Maria. Supplica alla Beata del Dio del Soccorso. Insieme. O Maria, Madre di Gesù, Figlio di Dio, ci rivolgiamo a te, fiduciosi nella potenza della tua intercessione. Tu che ai piedi della croce sei stata proclamata come Madre di Gesù, accoglici così come siamo, bisognosi del tuo aiuto e della tua preghiera d'amore. Come sei stata vicina alle nostre anime nel tempo della prova, Signore, ti raccomando e ti invochiamo, beata dal Dio del Soccorso. Aiutaci, forse, a ricevere nella morte, a vivere la fine di Dio, facendo la tua vita. Salva il Padre nostro, che vive e regna nel secolo dei secoli. Amen. Vogliamo concludere questa serata dove abbiamo cantato il nome di Gesù. Con una benedizione speciale per l'intercessione di Maria Grazia e del Soccorso. Ti benedica Dio onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, mamma. Mi capivo incantare. Sognate di cantare. Nel ringraziare la chiusura, ovviamente ringraziamo Luciano, Cinecattolo della Tonda, Moni la Custode e Comune di Rovigo che ci ha accompagnato. Vi aspettiamo ovviamente sabato prossimo, 29 ottobre, ore 21, per la seconda serata del Digio Gospel. Avremo due cori gospel, il Delta Gospel di Rovigo e il Santa Rita Gospel Singers di Canale di Cilegnano. Vi aspettiamo, vi auguro buonanotte, buona domenica per domani e buon ultimo brano con noi miscellani. Grazie ancora. Appunto, non scappate, perché anche noi abbiamo l'ultimo ringraziamento da fare, insomma. E abbiamo anche noi un brano gospel. Prendiamo un brano gospel che ci teniamo a fare, anche per ringraziare qualcuno lassù. C'è qualcuno lì in fondo poi che fa sempre video e che fino all'altro giorno cantava con noi, ma per motivi di vita, insomma, ha dovuto cambiare zona e quindi si è allontanata, però secondo me se riusciamo di venire a cantare. Poi dopo è bello anche di qui, seduti tra di voi, ci sono anche dei futuri coristi che hanno appena iniziato e quindi ci stanno sostenendo, dai così, tanto lo so che vuoi cantare con noi. Speriamo di farla veramente bene, mi raccomando, mettiamoci proprio il cuore e per voi Total Praise. Thank you.
vediamo un bis, ho detto, alla fine concorda con quello che hanno detto loro, quindi lo volete riascoltare, Bohemian Rhapsody? Ok, dai.